Assolutamente no. Dovete sapere che per 10 anni mangiavo, dormivo e respiravo su una BMX. Salivo su una BMX ed era tutto diverso. I pensieri, le preoccupazioni sparivano e soprattutto mi ha dato un sacco di soddisfazioni. E mi ha insegnato cosa vuol dire veramente faticare. Allenarsi 7 giorni su 7. Mi ha insegnato ad essere un vero sportivo, accettare tutto quello che ti succede e nonostante le cadute, nonostante le ossa rotte, ci si può sempre rialzare. E quando ho avuto l'incidente, mi sono veramente reso conto di quante persone mi volessero bene. Vedere un'intera partenza di BMX ricoperta di persone con la mia maglia. E quando ero in riabilitazione, gente è venuta da tutta Italia. Sono perfino venuti dei ragazzi olandesi. Certo, alcune volte riguardo con un po' di malinconia tutte le gare che ho fatto. Però so molto bene che ho ancora tantissime cose per cui vale la pena vivere. Ed è per questo che rifarei tutto da capo. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Andrea Arbetti. Ciao Max. Ciao Andrea. Ciao. E come al solito gli faremo qualche domanda sul mondo della BMX. Per il team BMX, pescatina e via per tu. Bene Andrea, per quelli che non ti conoscono, adesso qua abbiamo tutte bici, magliette, cose, dopo anche magliette eccetera, quindi siamo qui a casa tua, e una breve presentazione, chi sei, cosa fai e soprattutto cosa c'entra Andrea Arbetti con la BMX? Allora appunto, mi chiamo Andrea, ho 25 anni e praticamente il primo e unico sport che ho fatto quando ero sano, che per chi mi conosce sui social sa, sì, no, ma anche nella vita, ah, anche nella giorni, vita, ah, okay, anche prima dell'incidente, sa che non è che fossi proprio sano, anche perché per far BMX non bisogna essere non sani. Bisogna essere sani. No. Ecco, ho fatto per appunto 10 anni BMX, da quando avevo più o meno 5 anni fino ai 15, di cui vivevo, respiravo BMX H24 7 giorni su 7, come presumo la maggior parte di chi guarda questi video. E appunto facevo parte del team BMX Verona. Ok. Ho iniziato con loro, ho passato tutta la, insomma, la carriera, quella che è stata d'atleta con loro. A Montorio, però, a Montorio, giusto? Sì. Noi avevamo appunto la pista famosa con due rettilinei, sì, l'andata e il ritorno. Sì. E poi appunto poi negli ultimi 2-3 anni è stata costruita la pista La Spiana, l'impianto olimpico, e ho avuto la fortuna di poterci girare ancora quando era praticamente un cantiere e i primi anni in cui dovevano, non c'era ancora l'illuminazione, ah, okay, addirittura, quindi i primi anni in cui ci allenavamo d'inverno dovevamo tornare a Montorio perché lì, ah, okay, non potevamo girare perché non c'era niente, ancora la luce, penso. A livello sia italiano che europeo ho avuto le mie soddisfazioni. Difatti anche lassù ci sono dopo le varie coppe, bene, le varie coppe a livello. E hai sempre fatto lì al Team Verona? Sei sempre, sì, stato? Sempre lì. Ah, ok, perfetto. E Andrea, com'è nata questa passione per la BMX, appunto per questo mondo di matti, diciamo, che non è un po' particolare, insomma, no, come mondo? Allora, diciamo che io fin da piccolo, sì, all'età di 2-3 anni, ero sempre... Bastava che mi dessero qualcosa che bisognava pedalare. Ok. Quindi triciclo, okay, trattorini, quelli a pedali. E un giorno mia mamma mi ha portato lì appunto al ciclo Primo Maggio, dove ho visto questi ragazzi che facevano, saltavano così, okay, amore a prima vista. Amore a prima vista. Il, certo, lunedì dopo ero lì. Ah, ok. Quando ai tempi allenava ancora la Linda Spiazzi. Sì. E ho iniziato lì appunto nel gruppo dei bambini. E diciamo che... E non ti sei più fermato. No. Okay. Calcio, avevo i piedi torti, mio nonno era presidente di una società qua di calcio, ci ha provato. Ci ha provato, ma... Piedi storti montati al contrario, però andavano bene in bici. Ah, ok, bene. Da giovanissimo, insomma, comunque esordiente, allievo, cioè, come andavi? Arbetti, com'era? Uno che vinceva, uno che rincorreva? Chi erano, diciamo, i tuoi avversari, che magari ci sono ancora adesso? Sì, ci corrono ancora adesso, principalmente. Mi battagliavo con Tommizioli, Michele. Ah, Michele. Ah. Shortino, Marti. Ah, cavolo. Pietro Bertagnoli, quando, perché Bertagnoli è del 99, io sono del 98. Ok. Quando facciamo i cambi, cioè quando correvamo insieme nella categoria. Ah, esatto, ok, che si correva accorpati, diciamo.
Beh, Nicolò Bonini quando correva ancora Elite. E che tipo eri? Eri uno che vinceva, ce la facevi, però questi sono proprio forti questi adesso. Sì, sì, appunto me la battagliavo con loro. Purtroppo non ho mai vinto un campionato italiano, ero l'eterno secondo. Ah, ok. Cioè, si alternavo, Milan Federico vinceva, sì. Nicolò Bonini, Marti Ciortino, io arrivo o secondo o terzo. Ah, ok. Ok, la storia dell'eterno secondo, sì, eri. Esatto, ok, ho capito. Non c'è mai stato il mio anno che ho vinto, che ho dominato, però ero sempre comunque lì. Secondo, terzo, quarto. Certo. In finale ci arrivavo. Ok. Ecco, l'unica cosa, per chi insomma vedeva le mie gare, ecco, non ero uno che partiva forte. Cioè partenza, dici proprio, ok. È negato. Ah, ok. Fortunatamente avevo delle buone leve, perché comunque 1,80 m. Okay. Secondo, terza pedalata riuscivo a riprendere. Ma partenza, se fosse stato il primo 5 pedalate, sarei stato uno degli ultimi, però. Ah, ok. E dicevi che sei andato anche a livello internazionale a fare un po' di gare. Sì. Lì come andava? Cioè andavi in camper, tipo come andava? Sì, lì? Classico. Classico camper, ok. Lo sponsor era mamma e papà, perché... come tutti la quasi. Nazionale all'epoca non aveva proprio soldi per portare via, okay, se non Junior Elite, quindi come anche adesso, come che adesso sì, se ci fosse qualcuno allievo, però sì, però vabbè, c'è il Triveneto adesso che sì, un po' c'è anche il budget, però non è tanto aumentato, no. Purtroppo sport minore, certo, certo, certo. Comunque ecco, comunque sì, andavi anche all'estero, insomma, anche hai fatto, sì, un po' di tappe, ecco, diciamo le manche passate tranquillamente. Il problema era la semifinale, lì quando ormai livello era la creme finanza della creme, certo, poche volte riuscivo ad arrivare in finale, l'uniche volte che sono arrivato, cioè una delle volte che sono arrivato in finale è stata a una finale europea in Coppa, cioè in prova assoluta, ok, e Orleans 2012, adesso per chi c'era, ha il flashback del Vietnam, perché quella pista era veramente orrenda. Ah sì? Sì. Abbiamo iniziato a girare dal giovedì e fin dal giovedì era chiaro che non si stava in piedi su quella pista. Ah ok. Le curve, appena tu mettevi un attimo di pressione sull'anteriore ti partiva, si chiudeva. Ah ok. Infatti ogni match c'erano almeno 2-3 cadute in curva. E adesso piccola storia, so che me lo dicono sempre, che ho avuto culo ad arrivare in finale, ma l'unica volta che sono caduti, mi sono caduti davanti, quindi io ero secondo, okay, fatalità, Petty Sherrock, l'inglese, quello che adesso in Elite sta andando fortissimo, okay, io ero secondo e lui mi è caduto davanti. Ah, ok. Quindi ho avuto fortuna. Ci vuole anche quella, che lui è stato eliminato. Certo. Però comunque mi è caduto davanti. Certo, ci vuole anche quello, anche Radaelli, campione, sì, del mondo, gli è caduto davanti, sì, uno, sì, insomma. Dopo ne ha superato un altro, sì, però sì, insomma, però gli è caduto. Insomma, lo sport è fatto di dedizione, certo, e di botte di culo. Certo. C'è poco da fare. Certo. Andrea, veniamo insomma al tragico incidente, alla tragica cosa che è successo. Ti va di raccontare un po' brevemente magari che gara era e cosa è successo, ecco? Certo, io non ho nessunissimo problema a raccontare quello che mi è successo, tant'è che vado anche nelle scuole a raccontare quello che è la disabilità e tutto. Allora, nel 2014, sono passati 10 anni, giusto per farmi sentire un po' vecchio. Certo. Eri un allievo? Ero un allievo, secondo anno, dovevo fare il passaggio a junior, e ero appena tornato alla finale europea in Danimarca, tra l'altro piccolo aneddoto. Già qualificato per la finale, in semifinale, semplicemente pioveva, sono scivolato in ultima curva. Ok. Quante bestemmie. Quanto. Ah, ok. Ancora ok, non perché sei ero terzo. Certo. Ero terzo in semifinale, sono caduto e non ho. L'ultima gara l'ho conclusa così. Così. E tornato in Italia, la settimana dopo dovevo andare al mondiale a Rotterdam. Ok. Nella settimana di pausa, preparatore, allenatore, mia madre mi hanno detto: Andrea, non toccare la bici, okay, dimenticala, sei in ferie per questa settimana. Ok. Ovviamente da adolescente, che cosa ne sanno gli adulti? Che cosa se ne sanno il preparatore, l'allenatore? Vado in pista ad allenarmi. Ok.
Grande scelta, Andrea. Ah, quindi era un allenamento? Era un allenamento. Ah, pensavo in gara. Ma tra l'altro organizzato così, con due o tre di noi, andiamo lì a Montorio, faccio un'oretta, due, tra l'altro abbiamo detto, ma sì, dai, facciamo, non l'ho detto per gesto scaramantico, però era verso la fine dell'allenamento, quindi ci eravamo messi lì a fare il secondo rettilineo senza pedalare, in modo tale da prendere velocità solo spingendo, quindi non stavo facendo qualcosa di chissà che. Sì. Alzo la ruota, ovviamente faccio il manual per uscire perché sentivo che c'era un po' di vento contro, quindi non volevo saltare e rischiarla. Alzo il manual, probabilmente anticipo troppo il movimento, la ruota avanti tocca la cresta del salto dopo, fa effetto catapulta, io vengo sbalzato due salti più in là. Cioè senza, non era un salto, una roba particolare, niente, una roba che facevi da anni praticamente, sì. Pensa te. E appunto in aria automaticamente mi sono sganciato, perché quel giorno lì appunto, tornando dall'Europeo Mondiale, avevo gli sganci. Ok. Mi sgancio in aria, quindi almeno la bici non mi è atterrata sopra. L'unica cosa che adesso è un po' controversa la cosa, avevo il leg brace. Infatti volevo chiederti questa cosa qua. C'è chi mi dice è stato quello, non è stato quello. Io dico il leg brace mi ha salvato la vita. Okay? Ok, perché è vero che il leg brace è andato a premere sulla vertebra e quindi me l'ha lussata e ha lesionato il midollo. Se non ci fosse stato il leg brace, il casco sarebbe andato a premere sulla prima vertebra cervicale, okay, spezzando. E quando spezzi il midollo alla prima cervicale non resti vivo. Quindi nella sfortuna il leg brace mi ha salvato la vita. Certo. Insomma, diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Ok, ok. Sì, era una delle domande, perché appunto con Mattia avevo fatto un video sulle protezioni e questa cosa del head brace diceva, ma andava, c'è stato un po', perché poi queste cose qua vanno anche nel senso i top magari cominciano a metterlo, allora dopo a cascata vanno, no? Adesso lo vedi poco un po' in giro, perché appunto è un po', c'è questa un po' controversia, diciamo così, su questo strumento. Però insomma la tua è una recensione, diciamo così, positiva, cioè insomma, perché ti ha salvato la vita, insomma. Io ho sempre usato tutte le protezioni, addirittura quando correvo venivo preso in giro perché avevo le mutande per imbottite sul culo. Ah, ok. Quindi per farti capire quanto ci tenevo io alla mia sicurezza. Certo. Giravo con la pettorina completa. L'ultimo anno ho iniziato ad usare quella spezzata con le gomitine semplicemente perché non la facevano della mia taglia. Ok. Andrea, ovviamente, cioè, la tua vita e quella della tua famiglia è inevitabilmente cambiata, non oso pensare insomma il dolore e tutto quanto che c'è stato dietro, e non so se ti va di dire qualcosa, ma soprattutto, cioè, quello che volevo chiederti è, cavoli, uno potrebbe dire dall'altra parte, ma questo dovrebbe odiarlo sto sport. E invece, cioè, siamo qua con la tua bici, so che ancora guardi, ogni tanto quando puoi vieni alle gare, ti ho visto l'anno scorso al circuito italiano, vabbè, tuo fratello, per dire, adesso ha lasciato da poco ma ha continuato. Sì, sì. Cioè, in ogni caso, sì, è cambiata la tua vita, dolore immenso, però tu ci sei ancora dentro, sì, cavolo. Cioè, è uno sport che appunto, come ho detto, è stato l'amore a prima vista e comunque ritengo che sia uno degli sport più belli che esista. Cioè, io dovessi tornare a camminare tra un minuto, io tornerei a far BMX, cioè, nel senso, ok, mi ha tolto tanto, ma è lo sport che mi ha insegnato tanti valori, ho tanti amici in questo mondo, quindi non riesco veramente ad odiarlo, cioè, anzi, cioè, mi diverte ancora vedere le gare, mi sono svegliato alle 4 di mattina per guardare la gara in Nuova Zelanda. Tante persone avrebbero chiuso completamente con questa cosa, invece per me è ancora fondamentale, vivo ancora dei ricordi di quei giorni, perché
è un bagaglio di emozioni che mi porterò per sempre dietro. Certo. Andrea, veniamo un po', io non conoscevo la tua storia, nel senso, ti dico proprio come ti ho conosciuto, cioè, perché siamo da poco io e Lia dentro questo mondo, vedevo che tanti mettevano, perché io ho aperto Lia Berto BMX, no, su Instagram, e vedevo che tanti seguivano Andrea Arbetti, mettevano mi piace, commentavano del mondo della BMX, perché con quello di Elia seguo solo gente della BMX ovviamente, e da lì ho un po' capito, infatti io vi invito ad andare a seguirlo sui social, è molto seguito Andrea, cioè c'è stata un po' una svolta social, perché cioè, sì, fai dei video, sei, cioè io vi invito ad andare a vederlo perché cioè, è ironico, si vede tutto il suo, sì, tutto il suo impegno, tutto il suo coraggio, è proprio bello da vedere. Vi spiego la mia dieta, è semplicissima e va bene per qualsiasi persona in carrozzina. Prendete un qualsiasi mobile sopra il 1,20 m e ci infilate dentro le robe buone, come vedete mannistelle, Nutella, cioè sono più in alto quindi io non ci arrivo, quindi niente cioccolata per l'handicappato. Vedere, ecco, quindi vi invito ad andare a vederlo, ma cosa ti ha fatto scattare qualcosa? Cosa è successo? Allora, diciamo che questa è una cosa che ci tengo molto a dirlo, eh? Probabilmente farò anche un video dedicato. Quando ero steso nel letto in terapia intensiva, la prima cosa che fai è andare a cercare qualcuno nella tua stessa situazione. Ok. Stessa situazione. Nel 2014 i social non erano così sviluppati come sono adesso. Certo. E sentivo parlare solo dottori, professori, che per carità è il loro lavoro, hanno studiato, ma non sono loro in prima persona. Certo. Che vivono questa cosa. E quindi quando ho avuto la possibilità, ho visto che i miei video ironici piacciono. Sì. Quando spiego le cose la gente è comunque curiosa. Ho detto, perché no? Perché no? Cioè, insomma, a me non costa niente. Se la gente piace, diverte, insomma. Sì, certo. Ho questa, insomma, capacità di esprimermi, tra virgolette, e ho preso la palla al balzo. Quindi hai preso la palla al balzo, certo. Guarda, vi invito ad andare a vederlo. Adesso mi ricordo adesso su questo punto che hai detto che cercavi altri nella tua situazione. Mi ricordo un video che hai fatto che saluti un altro nella tua situazione e la tua ragazza ti dice lo conosci? E tu gli rispondi non è che li conosco tutti io questi. No, comunque ero sempre io nel video. Ah, eri sempre tu? Ah, non ce l'hai fatto caso, penso a te. Okay. No, l'ho fatto talmente tanto in lontananza. Che era appunto quella la gag. Ah, ok, ecco, perfetto, non ho capito niente. Ecco. Andrea, torniamo a un po' al discorso BMX. È una domanda che faccio sempre a tutti in tutte le interviste. Hai un consiglio ad un giovane rider per crescere, per diventare bravo? Innanzitutto usate le protezioni. Ok. Quello assodato. Allenarsi, impegnarsi in quello che si vuole fare, ma che è un po' un consiglio in generale per tutta la vita, ma se c'è una cosa che vuoi fare, in questo caso BMX, allenati, ascolta chi ne sa più di te, cioè quindi gli allenatori, gli atleti più grandi, fatti spiegare com'è il movimento del manual, del salto, dell'anticipo, così stai lì a studiare, rifallo 110 milioni di volte finché non diventi perfetto. Okay. A fare quelle cose. La tecnica, la insomma, tecnica. Curare la tecnica. Sì. Andrea, siamo arrivati praticamente alla fine e come al solito ti chiedo a chi vuoi passare la palla, a chi andiamo a fare la prossima intervista? Bene o male, ho visto che comunque li hai intervistati. Eh sì, quasi tutti. Comincia ad esserci un buon numero. Un'elite che correva quando, insomma, correvo io. Sì. Roberto Cristofoli, Robbo. Robo, infatti lo conosco di fama, no, perché appunto non c'è più nel giro, diciamo, però molto volentieri. Allora, Roberto, ti scrivo via Instagram. Colpa mia. colpa di Andrea. Bene, ultimissima cosa, ti lascio, mi devo ricordare di darlo. Questo qua è l'adesivo del canale, io te lo lascio qua. Grazie. E mi raccomando, fermate me e Lia che ve lo regaliamo, ricordatevi di fermarci però, ecco, volentieri ve lo regaliamo. Io adesso a tutte le interviste mi impegno a regalarlo. Bene, ciao Andrea, grazie mille. Grazie mille a te. Di questa intervista e ci vediamo magari in pista, alle gare, l'assoluto, eccetera. Quando farà più bel tempo, insomma.
Ecco, infatti, meglio. Tanto adesso il mio campionato di basket è finito. Ah, giusto, bravo, è vero, perché gioca a basket, ma se lo seguite sui social lo vedete. Sì. Adesso hai intrapreso questa carriera di basket, giusto? Carriera, insomma, vai, c'è sì. Il basket, insomma, adesso. Sì. Che ti appassiona. Tanti di quegli schiaffi sta stagione. Ah sì, perché perdete? Ce ne battagliamo, abbiamo preso tanti. Di quelle batoste, mica da scherzo. Bravo, hai fatto bene a dirlo del basket, non mi ricordo più, ecco, perché nei social lo vedrete sicuramente all'opera, diciamo. Va bene, grazie ancora. Grazie. E ci vediamo al prossimo video.